Shalom a tutti e benvenuti al nostro appuntamento con l'alfabeto ebraico. Siamo alla lettera Kof, valore numerico 100. Il significato di Kof è scimmia, ma anche nuca, cruna del lago. Valore, abbiamo detto, è 100. L'iniziale della parola Kofitz è anche tagliare. Il geroglifico egiziano traccia il disegno di uno strumento tagliente, l'ebraico quadrato adotta quello di una scure semplice. In egiziano rappresenta anche una collinetta in sezione in salita o in discesa, qualcuno che trattiene, oppure la placenta della madre che provvede al passaggio del sangue materno a quello fetale, di tutte le sostanze necessarie alla nutrizione e all'accrescimento del feto. I geroglifici egiziani danno il segno di un recipiente, di un versare, indica anche il simbolo del sole che con il suo arco va verso il tramonto, oppure è formato quasi da una kaf, è una vav, poi ritorneremo su questo. Ancora, questa lettera, ecco, dà il senso di curva, di curvatura, quindi i concetti base sono un po' rovesciare, versare, curvo, abbattere. Ma la lettera Kof rappresenta anche la santità. Infatti, con questa lettera inizia Kadosh, santo, e anche il ciclo di crescita, quindi molto legato alla fecondità. Siamo anche nelle numerali, iniziano i numerali di 100, che un po' esprime l'uomo cosmico, l'uomo che è compiuto. Fabre d'Olivet dirà che questa lettera è appunto una kaf realizzata completamente. La lettera simbolicamente è quasi una porta stretta della cruna di un ago, dove il filo passa nella cruna del lago, come un'espressione usata da Gesù per indicare un po' la sapienza simboleggiata dalla scimmia, che significa Kof, perché nella sua follia nasconde appunto l'intelligenza. Se la Kof la poniamo davanti appunto alla lettera Vav, davanti alla lettera Vav, significa cordicella, filo, a piombo, quello che sonde verifica, ma allo stesso tempo un po' il cordone ombelicale. Infatti questa è un po' la placenta, come abbiamo detto, della madre, e quindi questo è un po' il cordone ombelicale. Quindi se Kof e Vav significa corda, cordicella, un po' richiama il cordone ombelicale. Se a Kof e a Vav appunto aggiungiamo la lettera Lamed, abbiamo Kol che in ebraico significa voce, è un po' la voce divina che grida e all'opera nella creazione. L'opera viene appunto modellata, modulata conforme alla vibrazione della cordicella divina. Nel termine poi questa lettera, queste prime due lettere, cioè la Kof e la Vav, queste prime due lettere che richiamano un po' la corda, la cordicella, la troviamo nella parola Makom, circondata dalle due mem, la mem iniziale e la mem finale. Makom, che significa appunto luogo, significa luogo sacro, e un po' rappresenta un nome divino, quindi luogo divino. C'è questo salire verso il mondo divino, ma anche questo scendere per nutrire la creatura. Infatti, il valore numerico di Kof è 170, 186, scusate, 186. La Kof è naturalmente il valore numerico 100, la P valore numerico 80 e la Vav 6, quindi 186, ed è lo stesso valore numerico di Macom. Quindi un po' Macom, questo accofro presenta un po' il luogo divino, ecco, siamo entrati un po' nel processo di divinizzazione. La lettera Kof quindi
Quindi consiste in una CAF, potremmo dire una VAV, che hanno poi il valore numerico, la CAF ha valore numerico, può rappresentare appunto una CAF e una VAV. La CAF ha valore numerico 20, scusate, e la VAV ha valore numerico 6. Se andiamo a vedere il valore gematrico di 26 è proprio il tetagramma, quindi ancora una volta scopriamo in questa lettera un processo di divinizzazione, di divinizzazione, perché siamo entrati appunto, come abbiamo detto, nel valore centinaio. Kof sta anche per Corban.